Minchia come rosicano, mamma mia, buongiorno a tutti ragazzi, mister ancora senza voce, schieratissimo, cioè la voce si è persa praticamente l'ultima mezz'ora contro l'arbitro, non se ne capisce, e al gol di Pinga di Denzel Dumfries, perché solo così potevamo segnare alla fine, di inerzia le avevamo provate tutte. Qua c'è un rosicamento al mare, ragazzi. Sono entrato in acqua e gli battevo le chiappe e gli dicevo: guardami la targa, perché non posso sentirmi dire che l'Inter ha zanzato, avete già iniziato a rubare, che culo che avete. Ho sentito dire addirittura un gobbo che mi ha detto che il Lecce ci ha fatto il culo. Quindi, bene così, ottimo, ottimo, perché già me li vede. Erano tutti pronti ieri sera. I gufi erano strapronti, a romperci il cazzo, e invece non avevi rimasto il colpo in canna, quindi si stragode il triplo si stragode. Parliamo un po' della partita, un po' dei singoli ragazzi, quindi grande goduria, non una bella partita da parte dell'Inter, ma non è che potevamo pretendere che vedevamo, dopo tutte queste amichevoli avremmo visto un Inter che per 90 minuti andava all'arrembaggio. Abbiamo avuto la fortuna di andare subito in gol con Lukaku, su un bellissimo assist di Darmian, cercato e voluto, magari non in quel modo, ma Darmian voleva fare l'assist, e poi dopo una partita in controllo. Adesso io non mi ricordo il minutaggio, però siccome l'arbitro ha fatto veramente cagare, pietà, quando Lautaro frega la palla e la palla arriva a Lukaku, Lukaku va verso la porta e quel minchione fischia un fallo inesistente di Lautaro, e lì andavamo sul 2-0 probabilmente, no? Che dite? Quindi un arbitraggio scandaloso, un arbitraggio della provincia di Lecce, così non ci scassassero la minchia. Ma contro tutto e contro tutti, anche contro un Lecce che dopo il pareggio si era galvanizzato. Pareggio, qualcuno mi ha scritto: ah, tu non capisci un cazzo di calcio se dai la colpa ad Handanovic sul gol. È chiaro che non è tutta colpa sua, ma io mi sono rotto il cazzo di vedere uno che manco ci prova. Ma ci ha salvato dopo. Ma quella punizione, prima di tutto, era sul suo palo, primo. E quella punizione nasce da una non uscita al limite dell'area per respingere una cazzo di palla. E invece il portiere del Lecce, che sembrava Spider-Man, sentivamo alla TV all'intercap di Pineto gridare mia, ok? Usciva, le prendeva tutte nell'area piccola. Non sapevamo più come cazzo. Ok? Questo è il discorso di Handanovic. Questo è il discorso, piantato in quella cazzo di porta. Poi è chiaro che ogni tanto una cazzo di parata te la fa ancora, no? Ma non sto parlando di questo, il gol, ci vuole reattività, almeno provaci, cazzo. Quindi poi è un Lecce che prende un po' fiducia, che inizia a crederci. E ci ha creato qualche pericolo. Dopodiché sono iniziati i cambi e qui voglio veramente fare un plauso al mister, che vedere un 4-2-4, chiamatelo come cazzo volete, ma vedere quattro punte per sfangare, per penetrare sto minchia di muro, che poi l'abbiamo penetrato diverse volte, ma tre o quattro volte il portiere, una volta un palo, una volta un colpo di culo, una volta una respinta, non riuscivamo a sfangarla. Quindi alla fine, col 4-2-4, dall'ennesimo calcio d'angolo calciato come si deve, è venuto fuori il gol di minchia di Denzel Dumfries, che è stato devastante quando è entrato. Devastante Denzel, molto bene anche Darmian, Di Marco veramente, Di Marco anche le amichevoli. Cioè Di Marco è veramente in uno stato di forma, in stato di grazia, e il piede è quello giusto. Tant'è che, insomma, Gosens primo tempo un po' timido. Provato a fare due volte, si era liberato bene, ma ha fatto due cross del cazzo, quindi ci vuole tempo ancora, evidentemente. Centrocampo, Çalhanoğlu era partito bene con un tiro dalla distanza, poi si è perso. Brozovic un po' così così, però insomma, Brozovic in mezzo al campo è importante, si è pure incazzato un po' quando è uscito. Nick Barella, gran primo tempo, insomma, poi si è perso un po' anche lui, però a me centrocampo. Tutta la squadra un po' così, dai, l'abbiamo vista che è sulle gambe, no? Quindi ci vuole tempo, sono dei marcantoni. Anche Correa quando è entrato non ha toccato una palla. Dzeko, secondo me lì un mezzo rigore c'era. Secondo me mezzo rigore c'era, perché oltre alla tenuta di maglia c'è anche un ginocchio che secondo me si incrocia un po'. Quindi, però insomma, alla fine l'hai portata a casa da una palla inattiva, e l'Inter è una, negli ultimi anni è sempre una delle prime a sfruttare questi colpi qua, quindi ottimi 3 punti. È chiaro, ho visto gente: vabbè, io tengo buoni solo, ma grazie al cazzo, cosa devi tenere? A me del bel gioco non me ne chiava un cazzo, perché l'anno scorso col bel gioco non ho vinto lo scudetto, ok? Io voglio solo che vincere, quindi chiaro che non è la prima partita a soffrire così, però magari insomma cerchiamo di stare un po' più tranquilli, ecco.
però questa è l'Inter e questi siamo noi. Ho visto già gente triste, Inzaghi ha sbagliato quello, Inzaghi quello, il giocatore quello. Mica li guardano i tre punti, devono rompere il cazzo a tutti i costi e trovare quello che non va. Godetevi le vacanze, godetevi i tre punti. Adesso vediamo cosa faranno i Gobbi. Il Milan non ho visto niente, quindi devo guardare ancora gli highlight del Milan e delle altre partite, ovviamente. E basta, grande godura, ragazzi, grande godura, grande mister che ha avuto le palle di schierare quattro punti, perché quelli, cioè, erano in 40, erano praticamente dentro l'area. E basta, ragazzi, ci aggiorniamo per il prossimo video. Ormai è ripartito il campionato. Insomma, prossima partita Inter Spezia e buono, ho fatto qualche video ieri dall'Inter Crepinetto, ma poi magari ve lo farò vedere quando torno a Milano, ecco, magari faccio un sunto delle partite viste qua, va bene? Condivisione dei video, iscrizione al canale, sempre forza Inter e in tuo culo a tutti i rosiconi che erano pronti già a farci il funerale. Ciupa ciupa ciupa, ciao!